Frontex, l'Agenzia Europea di Frontiera, nel 2022 ha registrato 330.000 arrivi non regolari nell'Unione. La parte del leone, con più di 145.000 migranti, spetta alla rotta balcanica, ma anche gli arrivi via mare sono aumentati, con oltre 100.000 sbarchi sulla rotta centrale che impatta direttamente sul nostro paese. In netta crescita anche la direttrice del Mediterraneo orientale, 64% in più rispetto al 2021, il picco massimo dal 2016. Secondo i dati aggiornati diffusi dal Viminale, sono stati oltre 100.000 i migranti sbarcati in Italia nel corso del 2022. Erano poco più di 67.000 nel 2021 e 34.000 nel 2020. Sono persone che provengono principalmente da Egitto, Tunisia, Bangladesh, Siria e Afghanistan. Per quanto riguarda il nostro paese, anche la rotta balcanica, il flusso che arriva via terra, fa segnare un 136% in più rispetto al 2021. Fino al 6 novembre scorso, 14.600 migranti sono arrivati nel solo Friuli Venezia Giulia, un dato che ha messo in difficoltà il territorio, 57% in più rispetto al 2021, nella sola Trieste fa più 70%. Le previsioni meno ottimistiche parlano per i 27 paesi dell'Europa di un 2023 con un rischio di arrivo di oltre mezzo milione di persone e i dati di questi primi giorni sembrano confermarlo. Solo per gli sbarchi in Italia ad oggi siamo a 11 volte in più rispetto al 2021, 10 volte più del 2022. Il ministro dell'Interno ha confermato che il numero degli arrivi è da considerarsi un'emergenza nazionale e che il sistema di accoglienza sul territorio è al collasso. Di fronte al balzo preoccupante degli arrivi, in questo momento il nostro paese è da solo e chiede l'europeizzazione della questione.